Bisogna riconsiderare fortemente il webdoc perché la fruizione non si spezza quando è terminato il contenuto audiovisivo. Cioè, il punto è proprio questo, che l'immedesimazione dell'utente, del fruitore, l'esperienza visiva e sonora, che è quello che il webdoc sin dal primo momento ha cercato di fare, si deve mantenere anche fuori dal contenuto. Video in sé o fotografico in sé, l'esperienza deve essere continua fino al momento in cui non clicchi, non chiudi la pagina internet, no? Anzi, già se la Cioè, chiudi vuol dire che è sbagliato già. esattamente, cioè la scommessa è proprio lì, non tanto nel come io ti racconto il contenuto, parlando appunto di Serious Game nei webdoc, ma più che altro quanto riesco a tenerti dentro all'esperienza anche fuori dal contenuto. Sì, no, infatti, cioè, quello è un sacco di webdoc, per esempio, hanno dei video e poi l'interfaccia non dice un granché. Sì, di web design e di ergonomia. Cioè, nel fatto che, perché alcuni spacciano dei webdoc, cioè, per dei webdoc delle cose che sono niente meno che un'interfaccia con vari video cliccabili. Cioè, non è. Ma il punto è ancora più avanti, Deve cioè avere il punto non un'esperienza è solo immersiva. estetico, cioè tu devi continuare a ricevere informazioni sul tema di quel webdoc anche quando sei fuori dal contenuto, cioè l'esperienza game, chiamiamola come vogliamo, deve continuare anche quando sono sull'interfaccia. Altrimenti non c'è nessun motivo per rimanere, cioè. Sì, no, infatti è anche per questo che un sacco di gente vede il webdoc come un formato video per forza. Però no, cioè il webdoc è anche delle interfacce interattive, artistiche, anche il suono, anche. Ci sono un sacco di cose da inventare sul webdoc, non è per forza video. Si possono raccontare delle cose con vari strumenti. L'importante è di non, come dire, spappolare la storia in vari media. Fatta premessa che prima di questo seminario non conoscevo il webdoc, in uno dei primi giorni chiedevo a Michael, uno dei collaboratori di Altera, se il webdoc fosse quindi una categoria entro la quale, una grande famiglia entro la quale ci fossero web inchieste giornalistiche, i web spot, web serious game o i web documentari, diciamo, nell'accezione un po' più letterale. Domanda, questa è una domanda. E se così fosse, a questo punto, per avere una corrispondenza tra il documentario classico e il web doc, che diciamo è un documentario, potrebbe essere o dovrebbe essere un documentario aumentato, forse bisognerà fare semplicemente una, come dire, una migliore categorizzazione, cioè proprio a livello linguistico. Sì, ma infatti questo è un grande dibattito che c'è stato da noi 2 o 3 anni fa, appunto per colpa di cose tipo Clan Campbell che vi ho fatto vedere, perché poi le imprese hanno visto che il webdoc andava e quindi si sono messi a fare della comunicazione. Quindi c'è stato tutto questo grande dibattito su come dobbiamo chiamarlo, perché non sono webdoc, sono web comunicazione. Sono documentari interattivi, poi alcuni hanno inventato delle parole, però alla fine rimane comunque tutto in una parola valigia in cui si mette tutto webdoc, però cioè non il docu-commercial, sì, questa è una cosa che non sapevo, per esempio. Quindi li possiamo chiamare, però chi decide cosa chiamiamo così? Perché Sono non puoi un po' impedire. estesi di questi del dibattito, Sì, no? Che verrà no, adesso. infatti, questo, però ora come ora nessuno ne parla più perché ormai tutti sono stanchi di sta cosa, non potrai mai impedire a Olivetti di farsi un webdoc su, capito? Cioè, e di chiamarlo webdoc, cioè. Penso che quella sia proprio la prossima frontiera, cioè nel senso. Nel senso che sarà difficilissimo, cioè no, sarà proprio la prossima frontiera alla quale arriverà il tipo di pubblicità, sarà proprio indirizzata verso quella frontiera, cioè quella delle agenzie creative che si svilupperanno proprio in quella. Io per primo che mi occupo di occupazione, di comunicazione, sono stato interessante, sono stato curiosito da questo tipo di. Sì. Vabbè,
Allora, guarda, io mi fermerei anche su questo punto preciso, sì, cioè del fatto che le imprese hanno preso l'oggetto webdoc per fare comunicazione, sì, e poi ripartiamo da questo pomeriggio, perché questo può essere interessante anche per il finanziamento. Certo. E lì rimango un po' buio apposta. Visto che l'ha detto Cyril, allora, tra l'altro abbiamo un impegno col signore sotto che oggi tiene aperto solo per noi, quindi se è possibile facciamo la pausa adesso, pausa pranzo. Intanto prendo l'occasione per introdurti Cyril. Ciao, piacere. Un altro dei nostri assidui, okay, ritardatari, Andrea, un altro dei... uno dei più partecipativi e attivi, tra l'altro, come puoi vedere dalla sua faccia, avrà dormito 3 ore questa notte, adesso ci dirà perché. Insomma, Cyril ci ha parlato della Duce Vita. Va bene, allora facciamo pausa, andiamo sotto. Sì. Quindi sto pomeriggio proveremo a fare più scambio, perché non mi piace che la discussione sia unilaterale, è meglio quando è interattiva. Però allora ci siamo fermati sulla tua domanda dei webdoc che se possono essere che sono fatti da imprese o istituzioni, visto che adesso è molto più facile fare dei webdoc anche perché ci sono questi programmi di cui abbiamo parlato stamattina un po', 3WDoc, Clint, queste cose qui. E prima di parlare di questo, che riguarda un modello economico, vorrei parlarvi quindi dei finanziamenti della Duce Vita. Poi parleremo di questi modelli economici, che ancora non esistono, però due o tre cose si stanno facendo. E poi darò la parola a Daniela e Nicola, che sono venuti dalla campagna per presentare un loro webdoc che stanno preparando proprio adesso sulla Basilicata, di cui parleranno dopo. Allora, quindi, i finanziamenti della Duce Vita, praticamente è successa così la cosa, che dal momento in cui noi abbiamo trovato i produttori, loro ci hanno aiutato a... Allora, innanzitutto, prima di trovare i produttori, dal momento che ci è venuta in mente l'idea di fare un webdoc, abbiamo presentato un dossier alla SCAM di Parigi, che sarebbe la Società Civile degli Autori Multimedia, che si occupa di retribuire gli autori, i giornalisti, i scrittori, i cineasti, eccetera, e curano il diritto d'autore, e da ormai 3 anni adesso hanno un programma Nuovi Media e propongono quindi dei finanziamenti alla scrittura di questi progetti. Quindi noi abbiamo fatto un dossier, l'abbiamo mandato, e su 120 e qualcosa dossier siamo stati tra i 6 primi laureati, cioè dicono laureati, e quindi ci hanno aiutato di 5.000 euro, questo per gli autori, quindi meno le tasse, erano 2.000 e qualcosa per ognuno di noi due, che a Parigi serve a pagare 3 affitti, niente di più, quindi, però insomma, visto che comunque la commissione di questa SCAM, Società Civile degli Autori Multimedia, è composta da documentaristi e giornalisti, per noi era anche una riconoscenza del trattamento dell'argomento, di come l'avevamo scritto, angolato, eccetera. Quindi ci ha aiutato un po'. Abbiamo trovato Darjeeling, che ha prodotto la Duce Vita, e tradizionalmente, sia nel documentario che nel web documentario, abbiamo un'istituzione che si chiama il CNC, di cui avrete sentito parlare forse, che è il Centro Nazionale per la Cinematografia, che finanzia quasi tutto il cinema francese, e quindi ha un programma Nuovi Media, Nuove Scritture, e quindi finanzia anche i webdoc con 2 programmi, uno di aiuto alla scrittura, che va più o meno da 10.000 a 15.000 euro, e uno sulla produzione, che può andare fino da 50 a 80 mila euro o anche molto di più.
però insomma la media è questa qui. Quindi il CNC siamo andati verso di loro per un aiuto alla scrittura con la casa di produzione, quindi il fatto di avere già una casa di produzione, perché la scrittura può essere richiesta dai documentaristi per iniziare un progetto, però possono anche non avere produzione, cioè ci puoi andare sia con la produzione o senza la produzione. Noi avevamo già una produzione, quindi comunque è sempre un fattore in più che può aiutare a prendere soldi. La prima risposta che ci hanno dato è che il progetto comportava un aspetto troppo fotografico, cioè nel senso noi volevamo inserire anche delle foto dentro, e loro ci hanno detto che siccome loro finanziano il cinema e i progetti cinematografici con la foto non ci stava. Invece hanno finanziato un sacco di web doc dove ci sono le foto, quindi non abbiamo capito bene perché. Insomma, quindi, però comunque Darjeeling... Non ho capito. Finanziamento a Dufresne. A Dufresne, che Dufresne per esempio su Prison Valley ci sono le foto. Però comunque c'era arte, era anche per la televisione. Quindi alla fine questo ha aiutato anche molto, secondo me. Quindi Darjeeling ha deciso comunque di seguirci, perché loro ci tenevano a fare questo progetto con noi e quindi a portare avanti il progetto, facendo tutti gli anticipi per andare a fare le riprese a Predappio, essendo sicuri di prendere poi gli aiuti alla produzione, che sono quelli più importanti alla fine. Quindi loro hanno anticipato tutto. Abbiamo fatto questo dossier di produzione, che quindi era un dossier molto più completo di quello che abbiamo presentato per la scrittura. E sull'aiuto alla produzione è successa una cosa abbastanza strana, che normalmente non si fa in web documentari. Cioè, i nostri produttori hanno scelto di prendere il rischio di finanziare in gran parte il documentario che noi stavamo girando, senza essere sicuri di prendere l'aiuto alla produzione. Quindi per loro era un grande rischio. E infatti mi hanno detto dopo che, riflettendoci, adesso non fanno più così, cioè, perché comunque era un rischio. E fatto sta che noi abbiamo già lavorato molto, abbiamo fatto la maggior parte delle riprese, erano già fatte, e stavamo iniziando il lavoro di montaggio quando abbiamo dato il dossier al CNC per la produzione. E lì è successo che abbiamo ricevuto un'altra risposta negativa, con la scusa che l'argomento era troppo folcloristico. Allora, lì era un po' una cosa... Allora, si spiega la cosa, perché comunque il CNC, la commissione che attribuisce o no gli aiuti pubblici, quindi, è composta da produttori. Cioè, gli stessi produttori che presentano dei dossier di finanziamento alla commissione fanno parte di questa commissione. Allora, laddove, secondo loro... Laddove loro pensano di scappare al conflitto di interesse e che dicono che praticamente la commissione è composta da 12 produttori, quando il dossier di un webdoc arriva sul tavolo e il produttore è un membro della commissione, lui esce dalla sala e torna dopo. Cioè, come noi qua parliamo della Dolce Vita per finanziarlo o no, io me ne vado mezz'ora e torno dopo, però comunque abbiamo preso il caffè assieme, abbiamo preso il panino assieme, insomma, quindi insomma non è molto chiara la cosa. E boh, poi io non voglio entrare nei discorsi, io non tiro conclusioni dirette di questo, però comunque Darjeeling, quando hanno creato la casa di produzione nel 2009, nel 2010 hanno fatto Brave the Trottoir, che vi ho fatto vedere, che ha vinto i Webby Awards, e comunque sono entrati con molta forza nel piccolo giro dei produttori transmedia a Parigi, e quindi c'è anche qualcuno che si è un po', come si dice, irrigidito, cioè un po'... Però questo poi è una zuppa interna tra produttori, quindi non mi metto qua dentro. Però tutto ciò per dire che i finanziamenti pubblici non li abbiamo avuti. Quindi quando abbiamo saputo
questo è che noi stavamo già montando i video che abbiamo fatto. I nostri produttori ci hanno chiamato e ci hanno detto sostanzialmente una cosa: ci hanno detto o smettiamo subito e risparmiamo anche soldi e energie, o lo facciamo comunque, però loro da produttori hanno chiesto a tutta la gente che ha lavorato sulla Dolce Vita di cui vi ho parlato prima, quindi la decina di persone tra quello che fa il missaggio, sviluppatori, eccetera, eccetera, hanno chiesto a loro di lavorare per la metà della cifra che era scritta sul loro contratto. E loro, in quanto produttori, non prendevano niente, e noi, in quanto autori, non prendevano niente, nemmeno noi. Invece sul nostro contratto era scritto che dovevamo prendere 7.000 euro a testa per un lavoro che comunque è durato 2 anni. E quindi è stato un momento in cui abbiamo deciso, cioè, o lo facciamo tutti assieme, però comunque perdiamo un sacco di energia, di tempo, eccetera, però, e sarà difficile, però lo facciamo comunque o ci fermiamo qui. Quindi abbiamo deciso comunque di farlo. Tutta la gente che ha lavorato per la metà. Noi non siamo stati retribuiti e i produttori hanno perso 10.000 euro. Cioè il progetto è costato più o meno 17.000 euro e loro hanno perso 10.000 euro. Quindi, cioè, meno male che ci sono ancora dei produttori che fanno il nostro lavoro, nel senso che il lavoro del produttore è comunque di prendere rischi. E loro li hanno presi e infatti hanno perso soldi, però hanno vinto che hanno fatto la Dolce Vita, che comunque ha girato, che comunque... Ecco, questo per il finanziamento della Dolce Vita. Da lì riprendo il discorso sui web documentari istituzionali o di comunicazione o eccetera. E allora, una cosa di cui volevo parlare, che secondo me può essere un rischio anche, è che siccome è sempre più facile fare web documentari, un sacco di persone fanno dei web documentari autoprodotti. Cioè, ci sono delle persone che in due, un autore, giornalista e un fotografo, videomaker, fanno la storia, fanno le riprese, scrivono la sceneggiatura, poi imparano a fare un po' di codice con 3wdoc o Clint, e poi si fanno un po' in interfaccia, e poi mettono qualche video, e alla fine fanno il missaggio anche loro, la colorimetria, fanno, insomma, fanno tutto e fanno tutto in due. E questo esiste, cioè c'è gente che si impegna e che prova a fare dei web documentari in pochi. Io non ho mai visto un web documentario di qualità fatto così. Cioè, quindi c'è un fenomeno nel web documentario che tende a andare verso sempre più di autoproduzione, e questo crea un gap tra questi e quelli tipo Brachet che avete visto, che sono super produzioni che loro comunque ogni qualvolta che fanno un dossier per il CNC comunque si prendono 80.000 euro sulla produzione e 20.000 sulla scrittura, e che alla fine loro hanno anche i mezzi e la gente per fare dei bei progetti collettivi e fare web documentari. Quindi questo per dire, e io faccio, così faccio il legame anche con i finanziamenti, che secondo me il web documentario, laddove come sulla sceneggiatura o la narrazione non cambia tanto col documentario classico, e che comunque rimane un progetto collettivo. Cioè il cinema è un mestiere collettivo, il documentario è un mestiere collettivo, e il web documentario dovrebbe essere collettivo. Sulla Dolce Vita eravamo 10-11 a lavorare insieme, e comunque è un'esperienza. Quindi ecco, allora, cosa devono fare questi che lavorano in due Clyde si scrive così. Sono costretti a fare tipo dei Kiss Kiss Bang Bang e del crowdfunding. Quindi io volevo parlare di questo, perché anche da voi esiste il crowdfunding, e quindi è laddove riprendo il mio ruolo scettico che ho avuto un po' stamattina, che tutti sono molto entusiasti sul crowdfunding,
E anche io, per carità, perché serve comunque a trovare dei soldi direttamente col pubblico. Però ancora lì, secondo me, dobbiamo mantenere un po' di distanza, un po' di critica per sapere almeno dove andiamo con questi modelli. Perché da ormai 3, 4, 5 anni in Francia è successo che sempre più progetti sono finanziati tramite il Kiss Kiss Bank Bank, che spesso fanno una richiesta comunque al CNC e fanno il Kiss Kiss Bank Bank in più, cioè il crowdfunding. Allora, io ho analizzato anche un po' la pagina del Kiss Kiss Bank Bank che non si vuole aprire, per vedere un po' quali erano i progetti finanziati. E io spesso ho notato che ho l'esempio, allora forse un po' caricaturale, però serve il mio argomento, quindi lo dico anche, di un tipo che fa un cortometraggio sulla sua nonna vestita da Superman, che dura 12 minuti, e lui si prende 8.000 euro. Poi uno che fa una cosa sui berberi del sud Marocco, che non hanno più l'acqua, perché vari progetti urbanistici hanno preso tutta l'acqua e loro non possono più vivere nel sud Marocco, eccetera, si prendono 250 euro. E quindi questo, diciamo che è più che un rischio, perché il crowdfunding per me va anche bene per completare un finanziamento che si trova comunque altrove. Cioè, il crowdfunding comporta due cose che secondo me sono le più pericolose. La prima è che spesso... tre. La prima è che spesso gli autori, per presentare il loro progetto su una piattaforma di crowdfunding, si travestiscono in comunicanti. Quindi sono costretti a fare delle cose che fanno solo i comunicanti, non fanno gli autori. E quindi questa cosa è un primo punto. Quindi devono comunque stare molto attivi sulle reti sociali a far girare la cosa, aiutateci a fare la cosa, fanno degli interventi, si vendono, si mettono in scena, anzi vanno a fare le riprese e poi fanno vedere come lavorano loro, tipo una cosa un po' backstage, così, per essere più popolari, per insomma, questo è il primo punto. Per esempio a me, in quanto autore, io voglio scrivere delle storie e non mi interessa fare questo, anzi mi fa vomitare proprio, però questo è un punto di vista molto personale. La seconda cosa è che c'è sempre, in ricambio dell'aiuto del pubblico, c'è sempre un ricambio. Cioè voi date 50 euro e vi diamo una foto, date 100 euro e vi diamo... un manifesto, un oggetto, e più dai e più hai in ricambio da parte degli stessi autori un regalo, tipo un regalo, no? Una cosa così. Allora noi, vedendo che noi non abbiamo avuto il CNC, ci siamo fatti la domanda, andiamo su Kiss Kiss Bank Bank e vendiamo il progetto. Ah, e cosa diamo in ricambio? Un manganello che ho scritto Boia Kimola. Cioè... sì, però comunque lo fanno. Però se serve a autofinanziare successive cose. Sì, però ci sono anche degli argomenti, quelli che lavorano su questo esempio che ti faccio del sud Marocco, dei berberi, cosa ti dà? Sì. Cioè, ti porta una shisha che ti manda tramite le poste, cioè non... Quindi, voglio dire, cioè, può essere... No, poi io faccio apposta di essere un po' scettico e caricaturale, lo faccio apposta, però tanto per puntare una cosa che secondo me è anche criticabile. Cioè... se tu vuoi aiutare un progetto non hai bisogno di un ricambio, tu aiuti un progetto, basta. Non è che... E quindi questa, su alcuni progetti, non dico tutti, non è una critica generale, io provo solo a prendere dei punti e a metterli qua, poi ne fate quello che vi pare, però sono punti che non se ne parlano mai, cioè non se ne parla mai di... Quindi questa è una cosa che può essere anche un po' criticabile. E poi soprattutto, e questo è l'argomento principale secondo me, è che allora è lì che poi vorrei comunque parlare con voi, ne parleremo con Daniela e Nicola, perché da voi non esiste questo finanziamento dal pubblico, dal CNC, quindi la domanda non si fa, però da noi esiste. E comunque che sia la SCAM, che è una commissione di documentaristi e giornalisti, che sia il CNC, che è una commissione di produttori, comunque scelgono dei progetti che altrimenti non verrebbero finanziati. E ciò ha sempre permesso in Francia da anni e decenni di produrre dei progetti che altrimenti non si potevano fare.
e di mandarli o al cinema o alla televisione o adesso su web documentari. Quindi hanno in qualche modo una missione pubblica. Quindi anche a livello della scelta dei temi e dei progetti hanno un dovere morale, diciamo, di pluralità e di comunque sostenere dei progetti per l'argomento che trattano. Perché si deve parlare di questo dei berberi del Sul Maro che non hanno più l'acqua e quello che fa il cortometraggio sulla sua nonna vestita da Superman alla fine si fa il Kiss Kiss Bang Bang, per dire. Quindi oggi tutti stanno qui a dire sì, no, ma il Kiss Kiss Bang è bellissimo perché comunque si può direttamente andare verso il pubblico, prendere soldi, più indipendenza, più... Io non ho mai visto un progetto finanziato dal CNC che con un comitato di censura che andavano a dire no, questa immagine non la puoi mettere, quindi indipendenza, boh, non vedo l'argomento, però. Adesso io provo a vedere a lungo termine dove ci porta questo, e qua io parlo da francese con questo sistema e poi parleremo della situazione in Italia. Andremo sempre più verso uno staccamento da parte delle istituzioni del finanziamento di questo progetto, di questi progetti, perché comunque come ovunque in Europa i finanziamenti per la cultura sono tagliati, i soldi per il CNC sono sempre meno, eccetera eccetera. Quindi ancora esiste e siamo fortunati, cioè io lo so perché comunque so che siamo anche un'eccezione in Europa e che comunque i soldi ci sono, anche se io non li ho presi, però ci sono. Però il discorso io lo vedo già nel modo in cui questa gente stessa di queste istituzioni parlano del finanziamento dei progetti, cioè si staccano dalla loro responsabilità dicendo sì, però ci avete sempre il Kiss Kiss Bang Bang, potete sempre fare crowdfunding, e quindi la responsabilità morale che hanno di produrre dei progetti anche con un'alterità e una pluralità di argomenti ce l'hanno sempre meno. E fa comodo a loro, perché a un certo punto, quando ci sarà un bel taglio di 40% del finanziamento al cinema o ai web documentari, diranno, ma no, cioè avete sempre il crowdfunding. Quindi quello è un rischio. Io lo punto oggi, però da noi è difficile fare questi discorsi, perché da noi sono tutti sballati, sì, il crowdfunding è geniale, possiamo prendere i soldi, e poi si travestono da pubblicitari per pubblicizzare i loro progetti. Cioè non... E quindi il rischio è quello. Perché comunque, cioè, capiterà un giorno o l'altro, sarà così. Però lo so che voi avete altre preoccupazioni a livello di finanziamento, quindi io punto questo problema perché esiste da noi, quindi non è che perché abbiamo il finanziamento pubblico non comporta alcuni problemi. Quindi, per tornare sul fatto di due autori che si autoproducono e che fanno un web documentario facendo assolutamente tutto in due, io non dico che sia male, però io dico che se vogliamo fare un documentario serio è un lavoro collettivo, cioè che non si improvvisa a fare colorimetria, missaggio, sviluppo web, grafismo. Sono cose che non necessitano soldi e non si improvvisano. Però permette una cosa, e lì ci potrebbe essere una risposta su questi modelli economici, che permette di fare comunicazione. Cioè io dicevo prima, su tutti i web documentari che escono oggi in Francia, più o meno, non ho fatto le statistiche di preciso, però più o meno il 30% sono web documentari o di comunicazione, di imprese o istituzionali, però comunque di comunicazione. E i documentari veri di cui parlo con un argomento, una storia, eccetera, sono 10-15%. E gli altri sono quello che vi ho fatto vedere, delle mappe, con dei piccoli video in un'interfaccia carina. Quindi laddove questo sistema dell'autoproduzione può aiutare, non è per fare documentari che necessitano comunque altre competenze che noi autori non abbiamo, però può aiutare per esempio a trovare dei soldi nelle istituzioni per poi finanziare dei documentari. E io ho una risposta che oggi come oggi non vi posso dire che funziona, però io la sto provando. E quindi io penso che invece di dire facciamo dei documentari con pochi mezzi e ce la caviamo così, io dico facciamo della web comunicazione, per chiamarla così,
andiamo a vendere un prodotto che è chiaramente istituzionale o di comunicazione a delle imprese, a delle istituzioni, eccetera, e facciamo delle cose facili su 3W Doc, Clint, tutti questi programmi, e facciamo un po' di grafica, però niente complicato, che poche competenze servono, e questi li vendiamo, però come attività chiaramente commerciale, e io sto iniziando a farlo con il mio collega che è amico di Nicola e Daniela e che sto, con cui sto lavorando a Parigi adesso. Questi progetti che sono facili da fare, in cui possiamo lavorare in due e fare tutto, sono chiaramente corporate, e poi lavoriamo su dei documentari e lì andiamo a cercare finanziamenti dove sono per il documentario. Però facciamo la distinzione tra i due, cioè per me è un'attività mongolfiera quella della comunicazione dell'istituzionale per prendere dei soldi là dove sono, e la mongolfiera permette poi di riprendere questi soldi e di ridarli in progetti giornalistici, documentaristici, eccetera, che necessitano comunque abnegazione, finanziamenti, energie, eccetera, eccetera. Quindi perciò io oggi ho fatto con questo mio amico una casa di produzione che ancora fa poche cose, però comunque stiamo andando avanti, che si chiama Beta Vita, sulla quale facciamo dei progetti che sono chiaramente istituzionali. Quindi oggi come oggi facciamo solo montaggi video e cose corporate, domani faremo dei piccoli web doc facili, cioè che non sono web doc appunto, però che sono web comunicazione o qualcosa del genere, per prendere un po' di soldi e poi li rimetteremo sui progetti documentari che abbiamo già e che stiamo scrivendo. E non so se rispondo un po' alla domanda. Ecco. Solo una distinzione, volevo capire. Non ho capito bene, Kiss Kiss Bang Bang sarebbe che cosa? Come funziona? Kiss Kiss Bang Bang è una piattaforma di crowdfunding. Quindi ci si propone su Kiss Kiss Bang Bang e ci si sponsorizza in pratica. Sì, tu metti il tuo progetto, tu metti, cioè, scrivi, metti dei video, delle foto, spieghi tutto e poi fai un appello ai doni. E il pubblico ti paga direttamente in linea e tu hai uno scopo da raggiungere. Tu dici: io ho bisogno di 8.000 euro. Se tu non raggiungi gli 8.000 euro, non prendi niente. Se prendi gli 8.000 euro, tu prendi 8.000 euro meno 10% per la piattaforma. E poi vedi tu con la gente che ti ha pagato se gli vuoi mandare una cartolina. Praticamente. E funziona questa cosa qui? E funziona, sì, cioè molto. Molto. Però appunto c'è gente che va direttamente verso questo. Cioè, ah no, abbiamo bisogno di 6.000 euro, facciamo un Kiss Kiss Bang Bang e facciamo un web documentario. Però chiaramente si capisce bene che per fare un documentario di una certa levatura e che impieghi comunque più persone c'è bisogno di molti soldi. Io non so quanto la piattaforma si riesce a racimolare, e comunque a prescindere da questo dico sarebbe una grande fatica a racimolare tantissimi soldi. Sì, allora poi ci sono anche... Cioè, parliamo di 80.000 euro, 20.000 di... No, sempre meno comunque. Sì, sì. No, sono dei progetti tra 0 e 10.000 euro più o meno. Comunque magari con il crowdfunding vai a coprire altre spese che magari non riesci a coprire con il finanziamento più grosso. Può essere un complemento a altri aggiunta. Finanziamenti, un aggiunto, sì. Però partire da zero magari forse è più complicato. Poi siccome si rivolge direttamente al pubblico, c'è il rischio degli argomenti, cioè che verranno finanziati e pagati. Perché non è che io non mi fido del pubblico, io ho una grande fiducia del pubblico, però comunque quando si guarda una piattaforma si vede benissimo quale tipo di progetti escono fuori. Quindi questo è il primo rischio. E poi ci sono anche dei meccanismi nel crowdfunding, cioè facciamo sempre questo esempio di questi due americani che hanno chiesto soldi su Kickstarter, che sarebbe un'altra piattaforma americana, hanno chiesto soldi per fare un videogioco, ma loro chiedevano tipo $300.000, una cosa... E alla fine, visto che c'era comunque una nicchia di giocatori,
cioè, appassionati da questo. Allora è andato a mostro, hanno preso 3 milioni di dollari, cioè 10 volte di più di quelli che dovevano prendere. Quindi hanno fatto sia il videogioco, ma fatto molto meglio di quello che si aspettavano loro, e in più hanno finanziato un documentario su come hanno fatto il videogioco. Quindi sulla piattaforma crowdfunding funziona anche così, è una cosa di nicchia. Cioè, se tu trovi l'argomento in cui comunque tu tocchi nel pubblico una nicchia già abbastanza vasta. Sì, vasta, però sì, però che esiste già e che comunque è già legata in, cioè, sono già legati tra di loro, e che una, tipo una comunità, sì, per dire, quelli che hanno fatto la storia del, che vi ho fatto vedere la storia del movimento gotico in Francia, per esempio, lì si tratta di questo, per esempio, tu trovi tutti quelli che sono affascinati dal got e loro ti finanziano, però se non hai la logica così di nicchia è più difficile, no, prendere. Questo si muove su un concetto che in Italia è ancora un po' da conoscere, cioè appunto il crowdfunding di cui parlare. Cioè, noi non c'è una piattaforma in questo senso. Ma queste piattaforme hanno un tempo, cioè nessuno può mettere il progetto e lasciarlo 3 anni, 4 anni, aspettare 3-4 anni di raccogliere i soldi, oppure se non li raccogli che sono in 6 mesi. No, comunque è una cosa di qualche mese. Raggiungi quei mesi, poi esatto, sì. Comunque c'è una deadline. Però vuol dire che comunque durante questo tempo, che spesso tra un mese, 2 mesi, comunque tu devi essere attaccato al tuo Facebook, al tuo Twitter, tutto il giorno, a comunicare a bomba, cioè. Ma potrebbe essere piazzato da un agente di comunicazione, non è che devi stare tu lì. Sì, però paghi qualcuno, però se lo paghi, cioè, vuol dire che già c'hai i finanziamenti propri. Potrebbe essere comunque già definizione. Sì, però vuol dire che tu devi anticipare quello che guadagnerai con il crowdfunding per pagare uno che ti va a cercare i soldi sul crowdfunding. C'è un po'. Invece questi soldi. Sì, però io te lo dico perché nessuno fa così. Perché il fatto sta che tu, quando vai a cercare i soldi sul crowdfunding, ti servono a pagare te, un montatore, uno che ti fa la colorimetria, uno che ti fa lo sviluppo del progetto, e comunque i viaggi, perché può darsi che il tuo documentario si svolge in Africa, in Europa, quindi nessuno paga un comunicante per farlo. E perciò parlavo di oggi questo fenomeno che a me mi impaurisce un po', degli autori che si improvvisano tutto, comunicatori, pubblicitari, produttori, perché poi prendono loro i soldi, gestiscono loro i soldi, questo è il lavoro del produttore, poi fanno i registi, i sceneggiatori, fanno la colorimetria, cioè insomma fanno 10 mestieri messi assieme, però perciò dico, senza fare 10 ne fai uno e gli altri deleghi, avendo comunque una base solida, no? Sì, di soldi. Sì, però devi tener conto anche che praticamente su una piattaforma come di crowdfunding tu puoi prendere fino a 8.000, 10.000 euro, di più diventa proprio complicato. Okay. Appunto per questo fatto che tu devi avere una nicchia. Quindi alcuni preferiscono chiedere meno e essere sicuri di avere questi soldi, che chiedere troppo, mai raggiungere quella cifra, e quindi in quel caso non prendi niente. Se non raggiungi la cifra non prendi zero. E vengono restituiti? Sì, restituiti è la gente che ha già pagato, sì. Però capito, se tu chiedi 12.000 euro devi essere sicuro di raggiungere i 12.000 euro. Decidi tu il termine temporale? Sì, penso di sì. Quindi questo è il rischio. Quindi c'è tanto per dire che è una soluzione, ma non una soluzione in sé. Poi io vi volevo far vedere questo. Degli argomenti da trattare si abbassano molto, perché tu ti devi rivolgere alla massa. Kiss bang bang. Molto basso. Ovviamente si è un po'. È un webdoc in preparazione. Magari vuoi a lungo andare, magari ci devi proprio vedere. Adesso vi faccio vedere che questi sono anche amici miei, quindi li posso anche far vedere tranquillamente. Però. Quello lo dicevo, ancora non è, insomma,
stabilito, cioè dei veri paletti, non ci sono. Non so se funziona perché mi sa che non va il... A chi rete sei connesso? A quella di... Ok. A IEM 2001. HTML. Vabbè, niente, tanto non è molto importante. Cioè, io vi volevo far vedere questi qua perché appunto si vede un video che è un video fatto apposta da loro per vendersi su KissKissBankBank. E quindi si vede proprio l'autore che dice sì, allora aiutateci a fare questo perché è molto importante. E quindi è un sintomo di questo fenomeno, insomma. Cioè, io non sarei incapace a fare una cosa del genere, per esempio. Quindi, sì, tutto ciò per dire che questi piccoli progetti fatti un po' in autoproduzione per me sono più video, e comunque esistono dei documentari, dobbiamo sempre andare verso il documentario perché comunque dobbiamo fare cinema, non è che... anche perché il momento storico che viviamo necessita di essere ripreso, quindi... Adesso, cioè, se avete delle domande o scambiamo su questa cosa, io vorrei sapere un po' in Italia come succede, e lascerei anche la parola a Daniela e Nicola, che loro hanno un progetto proprio nel sud Italia, così loro vi parlano un po' di come... Certo, certo. Ah. Allora, questa è una buonissima domanda, infatti ho dimenticato di dirlo. I partner sono tre. Sono Le Monde in coproduzione, Politis e France Inter che sono diffusori. Allora, praticamente France Inter, che è la radio pubblica più sentita in Francia, hanno semplicemente preso il webdoc e l'hanno messo su una pagina loro e hanno pagato 2000 euro per questo. Politis ha fatto la stessa cosa. Politis è un settimanale... di sinistra, di una buona sinistra, un po' estrema sinistra, però buona, cioè fanno delle cose buone. Le Monde invece è sia diffusore, cioè hanno diffuso il webdoc, sia coproduttore. Allora, la cosa interessante del caso Le Monde è che hanno proposto 3.000 euro in contanti, laddove gli altri hanno dato 2.000, e ci hanno dato 9.000 euro, quindi in totale erano 12.000, in quello che chiamano industria. Industria vuol dire che hanno fornito loro i server, perché comunque costa il server, solo che, come vi ho detto all'inizio, non è un server streaming. E poi ci hanno proposto di aiutarci sulla post-produzione. Allora, l'aiuto sulla post-produzione, in sostanza, è stato che ci hanno proposto una persona impiegata da Le Monde a tempo pieno, col contratto tutto, per fare il missaggio del documentario. Questa persona l'abbiamo incontrata quando avevamo finito il montaggio e noi dovevamo fare gli esporti degli OMF, sul quale ogni persona che fa missaggio lavora per fare il missaggio, no? Lui ci ha detto no, perché io non ho il programma per lavorare sugli OMF, io lavoro direttamente sul Wave. E lì nell'ufficio c'erano i miei produttori, io e una persona impiegata dai miei produttori su un altro progetto webdoc che lui è proprio specializzato a fare il missaggio. Cioè lui, ci siamo rimasti così. Cioè non si può fare un missaggio dai Wave, anche perché non ci sono le indicazioni dei livelli sonori, no? E quindi sto qua a un certo punto, questo tipo che lui fa proprio un missaggio, ha detto ma tu come lavori, su quale programma, ha iniziato una domanda, cioè una discussione, e alla fine il mio produttore l'ha guardato e gli ha detto guarda, sentiamo domani. E alla fine abbiamo detto, lui è sostanzialmente incompetente. Quindi abbiamo questo ragazzo che fa proprio un missaggio, lui è un montatore suono, non so come si dice, però insomma, è proprio il suo lavoro, era impiegato dai miei produttori su un altro progetto, finanziato dalla TV francese, da France Télévisions.
E quindi praticamente hanno preso su questo progetto, hanno preso del tempo per pagarlo sul nostro progetto, però non l'hanno detto a nessuno perché cioè, hanno trovato questa... così. Però sostanzialmente Le Monde non ha fatto niente, cioè sui 9.000 euro di industria, cioè di aiuto materiale, umano, che dovrebbe essere 9.000 euro, alla fine non è niente. Una persona per il missaggio che non l'ha manco fatto. Quindi sostanzialmente hanno dato 3.000 euro, così. Però serviva anche per aumentare il budget che era presentato al CNC. Cioè, per gonfiare il budget serviva anche. Sì, perché comunque il CNC se ti dà soldi, quando ti dà soldi non ti dà mai quello che tu hai chiesto. Anche perché il CNC non deve finanziare più del 50% del progetto. Quindi per avere... Cioè, e questa è una grande truffa e tutti fanno così. Cioè, è diventata una regola. Cioè, io ho un progetto e voglio tipo 40.000 euro per farlo. Questi 40.000 euro io so che posso prenderli dal CNC. Solo che il CNC deve finanziare la metà. Quindi devo fare un budget che va fino a 80.000 euro. E quindi per farlo arrivare a 80.000 euro bisognava trovare questi arrangiamenti. Scandalizzati, non facciamo finta che in Italia questa è la regola. Io non so che c'è di Cioè, no, perché poi quando si dice, ah, perché solo in Italia? Non è vero, vabbè. Eh Allora, no. tutto il Eh sì. madre paese. Facciamo finta, cioè, ma veramente, caspita. Quindi, così. Ma dovevamo comprarci un server, uno spazio di server streaming che costa una cifra allucinante. Che poi il peggio è che, siccome Le Monde non ha i server streaming, quando è uscito il web documentario che ha girato ovunque, tutti sono andati a connettersi e nessuno lo poteva guardare perché non andava. È stato un dramma. È stato un dramma. Guarda, io mi sono sciolto per 3 giorni. Non. Cioè non. Si è risolto. Allora. Noi a un certo punto abbiamo tolto il web documentario dei server di Le Monde perché abbiamo detto dopo 3 giorni non è possibile e voi fate schifo e quindi noi abbiamo pagato un server streaming per un mese più o meno che i produttori hanno finanziato con un altro progetto, hanno fatto un sito per qualcuno, l'hanno pagato 4.000 euro, hanno comprato il server streaming, insomma è stata una cosa così e quindi per un mese è andato benissimo. Cioè era fluido, era proprio... E poi dopo un po' abbiamo ricevuto la fattura di questo server streaming. Hanno detto, guarda, ragazzi, torniamo sul sito di Le Monde perché non... Però un mese dopo siamo ritornati sui server di Le Monde, però visto che comunque era calato un po' il flusso, andava meglio, diciamo. La cosa bella con la Dolce Vita, e quello l'ha detto il caporedattore di Le Monde, è che... Altri webdoc magari fanno una grande audience all'inizio, perché comunque ogni volta che esce un documentario tutti si connettono e tutto, e poi cale. Invece il nostro ancora oggi fa al giorno tra 200 e 300 connessioni. E questo ci ha detto proprio lui, ha detto io non ho mai visto questa cosa, che non abbiamo fatto una cifra esagerata quando siamo usciti, anche se eravamo tra i primi di tutti quelli prodotti da Le Monde. Però siamo quelli che hanno mantenuto un flusso di connessioni più importante. E questo, secondo me, i sottotitoli in inglese hanno fatto un sacco. Già le connessioni dall'Italia e poi i sottotitoli in inglese ci hanno aperto sia gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Australia, la Germania anche. Perché la Germania, quando si parla di fascismo, comunque eravamo al festival di Leipzig la settimana scorsa e pare che ha avuto un grande successo, almeno così ha detto il mio produttore. Perché comunque su questi temi loro... Sì. Dati di accesso si sanno. Allora, abbiamo fatto, guarda, il primo mese 30.000 connessioni. Poi è calato un po', e non ti sto dire pre di preciso, però comunque oggi siamo a... Ancora oggi, che c'è più di un anno che l'abbiamo fatto, siamo ancora a 200-250. Sì. Poi abbiamo avuto il FWA che vedete qua, che è praticamente il Favorite Website Award, non so se lo conoscete. È un premio che fanno negli Stati Uniti e
e praticamente ogni giorno dell'anno danno un premio a un sito web perché è fatto bene, che è bello, che ci sono vari criteri. Ma tutti i siti web, cioè ci sono siti commerciali, siti di giornali, siti di un sito della McDonald's ha vinto un anno, insomma. E quindi danno questo premio ogni giorno. Quindi noi abbiamo vinto, era il 14 febbraio 2013. E poi fanno un premio ogni mese e poi un premio ogni anno. Però tipo i premi, cioè, i 12 premi mensili che danno sono comunque dei siti che costano milioni. Ma sono dei premi in denaro? Oppure premi, no, appunto no. Quindi questo è stato proprio per il sito, quindi non è che il contenuto gli interessava molto, era comunque l'ergonomia, la grafica, queste cose qui. E poi abbiamo avuto dei premi, ancora no, però comunque siamo stati nominati in vari festival, tipo a Leipzig, tipo ad altri, a Perpignan, che è un festival di fotogiornalismo. Vedevo la tendina blog. Sì, allora, bravo. Questa è una cosa che volevo dire. Una cosa complicata nei webdoc è che comunque il minimo si deve comunicare quando si lancia il webdoc. E questa, per esempio, è quasi una trappola nella quale noi siamo caduti, e se sarebbe da rifare io non lo rifarei. Era di fare un Twitter specifico, la Duce Vita, cioè del progetto. Quindi tu twitti all'inizio e poi la gente ci segue e poi un anno dopo, cioè io twitto ogni 2 mesi, non è che mi metto a... E quindi questo non, secondo me non serve, cioè è meglio twittare dai propri Twitter che fare un Twitter apposta per il progetto. Il Facebook non l'abbiamo fatto, però un sacco di gente lo fa, che è uguale, fai una pagina Facebook che viene seguita all'inizio, però poi alla fine la pagina Facebook chi se la caga? Nessuno. E noi abbiamo deciso anche di fare un blog dove praticamente abbiamo approfondito degli argomenti del documentario. Ecco, quindi io ho fatto un po' di attualità, per esempio ci sono dei video. Allora, ci siamo permessi questo lusso di fare una prefazione. Perché per noi il documentario, e questo era con Sam, il mio collega, che siamo comunque molto interessati alla letteratura, per noi raccontare una storia al cinema, un documentario, è comunque fare letteratura, cioè il legame è molto forte. E quindi abbiamo fatto una prefazione come per introdurre un'opera letteraria quasi, senza pretese, però per dire come è iniziato, perché, cioè come i rapporti anche con la gente del posto, insomma, queste cose qui. Poi abbiamo fatto un editoriale del blog, poi abbiamo raccontato un po'... Allora, questa è l'unica cosa che ci siamo permessi di fare sul backstage, che la gente che fa tipo crowdfunding fa un sacco di cose su come loro hanno fatto le riprese, tipo. Ma ne fanno un sacco, ne fanno... Noi abbiamo fatto solo una cosa, perché una volta andando a Predappio siamo passati nelle montagne delle Alpi, perché non potevamo pagare il tunnel del Frejus. E ci siamo beccati 20 cm di neve, quindi era anche divertente raccontarlo anche per sfogo. E questo era il furgone con cui siamo andati a fare le riprese, perché la macchina gialla di cui vi ho parlato era rotta, si è rotta 2 giorni prima. Quindi questo è un furgone che ci ha prestato un amico nostro, che siamo andati a prendere sull'Atlantico, quindi abbiamo fatto treno, poi covoiturage, che sarebbe tutti vai nella macchina di un altro. Siamo andati da questo amico, abbiamo preso il furgone, che è un vecchio furgone degli anni 80, e abbiamo fatto 3.000 km per andare a Predappio. E così. Quanto costa? 35 euro, solo per attraversare da Modan fino a come si chiama? Bardonecchia. E quindi abbiamo messo, ma questo era proprio per divertirci, perché eravamo alla fine, abbiamo messo in linea il web documentario e poi avevamo bisogno anche di un qualche sfogo, quindi... Ecco, c'è proprio niente, c'è proprio un video così, cioè non... E poi siamo rimasti bloccati tutta la notte. Ma va bene, tanto non dura. Questa è l'unica cosa di backstage che abbiamo voluto far vedere. E poi la musica non è quella, è la musica di un altro
Ci sta questa musica. Funziona. Però da noi c'era solo il rumore della macchina. Che... E quindi sul blog, poi io ho fatto degli articoli su un po' sugli eventi che ci sono a Predappio, quando fanno delle mostre, per esempio. Un po' sull'attualità, tipo c'era un programma, i 10 comandamenti hanno parlato di Predappio. Coni ha sparato sta cosa sul fatto che le leggi razziali erano della colpa della Germania. Io ho fatto una cosa, un articolo abbastanza lungo per spiegare da dove erano nate le leggi razziali. Questo era quando abbiamo fatto la proiezione a Predappio. Insomma, e abbiamo fatto anche dei ritratti. Quindi questo era sul cammino, cioè sulla strada per andare a Predappio, teatro comunale. Questo prima della produzione, della proiezione. Sole Suore. Prima delle lacrime. Che poi abbiamo ripreso, comunque c'è un piccolo video della vita quotidiana dove ci sono le suore orsoline. Questo siamo noi che presentiamo la cosa e poi alla fine abbiamo cantato, insomma, bevuto birra e tutto, insomma. Poi non è proprio interessante, però. È in francese, purtroppo. Noi abbiamo proposto una cosa al Fatto Quotidiano per farli tradurre. Cioè volevamo fare tipo un... perché sai che non vi insegno niente, il Fatto Quotidiano c'è i blog. Noi volevamo avere il blog La Duce Vita sul Fatto Quotidiano. E non l'ho voluto. No, ma non li pagano, io non chiedevo niente. Io tanto gli articoli li scrivevo per il blog della Duce Vita, quindi io ho proposto a loro, cioè non l'ho proposto io, il produttore, però di scrivere degli articoli tipo questo, mandarli a loro, loro fanno la traduzione, le mettono sul blog del Fatto Quotidiano e noi prendiamo la traduzione e lo mettiamo sul blog nostro. Così loro hanno l'articolo gratis col blog gratis e noi abbiamo la traduzione gratis alla fine. Però non è andata. Sì, potete provare a internazionale. Internazionale ci hanno fatto una bella rassegna. Hanno fatto un bell'articolo. Però è arrivato molto dopo, quindi non ho fatto la proposta di questo scambio di blog. Che anche perché. Dove? Sul cartaceo proprio? Mi sa che sul cartaceo c'era una piccola colonna. Ma che nome era? Perché io sono abbonata. Mi sarà sfuggito. Vabbè, no, sulla carta non lo so, però mi hanno detto di sì. Però sul sito c'era una cosa, sì. Sì. Poi ho fatto, quando c'è stato lo scandalo dell'aeroporto di Forlì, che uno consigliere comunale aveva proposto di ribattezzare aeroporto Mussolini, ho fatto una cosa. Questo, quando è morto Pino Rauti, io ho fatto una storia dell'MSI, cioè varie cose così. Poi la... Luce si è fatto il canale YouTube, quindi io ho fatto un po', ho spiegato un po' la cosa, ho fatto vedere degli esempi di video del principe che viene a visitare Predappio nel 38, cioè delle cose del genere, insomma. E così, se non avete altre domande, mi fermo qui perché poi andiamo nel particolare. Non... Io avrei una domanda, però non so se è stata già fatta, forse quando non c'ero. Volevo sapere una cosa. Quando tu hai presentato il progetto, proprio ritorno all'inizio della presentazione, quando hai presentato il progetto, in quante cartelle hai scritto, se ci puoi dare dei dettagli tecnici, visto che è stato un progetto che è stato, diciamo, selezionato? Sul dossier? Sì, quando hai presentato il progetto a Darjeeling e alle altre per fartelo finanziare, come l'hai scritto, quante cartelle, come hai, diciamo, come sei riuscito a convincerli, ecco? A parte, per naturalmente la bontà dell'idea è palese, però immagino che ci sia stato anche un lavoro tuo per cercare di... Sì, è importante per farlo, no? Sì. Allora, purtroppo qui non ve lo posso far vedere il dossier, perché questo è un computer dove stavo... No, però infatti il dossier di Nicola e Daniela assomiglia molto. Sì. Però per farla breve, c'era un sinossi dove raccontiamo un po' la storia. Una nota di intenzione con l'argomento dei fatti storici e come vogliamo trattarlo, una nota di realizzazione su come volevamo girare, se c'erano delle foto o no, come, la distanza con i soggetti, i personaggi, tutte queste cose qui. Poi abbiamo fatto un sacco di ritratti dei personaggi, quindi c'erano
se non ricordo male, tipo 12 personaggi, con ogni volta un ritratto e il suo ruolo nella storia. Cioè, perché questo personaggio aiuta la storia. Quindi avete fatto già molto articolato. Sì, sì, no, era un dossier bello pesante di 36, e infatti il dossier di Nicola si è ispirato al nostro e assomiglia molto. E quindi dei ritratti dei personaggi, una struttura narrativa, cioè un scheletro. Una mappa concettuale. È proprio una vera e propria mappa concettuale. Ecco, di proprio come si naviga nella storia, tutte le ramificazioni, le cose così, cosa si può vedere, non vedere, tutto. Poi abbiamo fatto anche un po' di grafica per dare un'idea dei schermi. A cosa, tipo, tu c'hai lo schermo col video, a destra puoi cliccare per andare a vedere questo, qui puoi cliccare con dei blocchi, tanto per far vedere un po' le... l'ho fatta io questa, però era semplicissima, c'era cioè una cosa proprio, erano dei cubi con dei nomi dentro, cioè era una cosa molto... E tutto quanto ci hai messo per, diciamo, da quando hai iniziato a scrivere il progetto a quando poi è uscito? No, il dossier. Da quando hai iniziato a scriverlo a quando hai detto adesso lo presento nella tua, in questa versione? Sinceramente non lo so, perché all'epoca non lavoravo all'epoca, quindi non avevo entrate e quindi ho dovuto lavorare a Issy Moulineaux, che sarebbe il secondo polo economico dopo la Défense, in una multinazionale delle editorie, per farmi pagare 1.800 euro al mese. Però dalle 8 alle 7 di sera, con un'ora di viaggio la mattina e un'ora la sera, e poi la sera dalle 9 fino a mezzanotte l'una io lavoravo sul dossier. Questo per un mese e mezzo con il mio collega. Quindi non ti so dire di preciso quanto è, però no, comunque ci vuole tempo. Cioè, ci vuole parecchio tempo. Ma adesso lascio la parola a Nicola e Daniele, perché loro stanno proprio sul dossier che hanno appena finito, mi sa, quindi così vi parleranno anche della situazione qui, cioè qui in Sud Italia. Sì. E dunque poi dopo di loro rifare un altro intervento tu? O... Come volete voi, guarda. Se va bene io vorrei guardare qualche altro pezzo. Sì, della infatti, prego. Anche del sito, l'avevi già in mente quando hai iniziato a fare le riprese? Sì, avevo già in mente una struttura, che poi in realtà non è quella che vedi oggi. Ok, quindi è un lavoro che è andato anche parallelamente. Sì, no, ma anzi era angosciente, perché io facevo le riprese a Predappio e mentre facevo le riprese, cioè, ah no, ma perché la struttura forse possiamo fare una cosa aumentata così, cioè, poi dopo un po', però hai evoluto molto comunque. Okay. Poi devo dire che senza l'aiuto dei miei produttori, che loro fanno comunque web da parecchio tempo, non sarei arrivato a questo livello di interattività comunque. Perché l'idea, io avevo l'idea di fare un'immersione nel paese in tre atti. Poi sinceramente fare la linearità aumentata, questa è una nostra idea, però il fatto di avere le interattività direttamente nel video, questa è un'idea loro, e poi tutto il resto è loro praticamente. Cioè io ti dico, noi siamo partiti con l'idea di fare una mappa col paese e vai a cliccare. Poi subito ci siamo resi conto che non andava e quindi volevamo fare un film con dei momenti in cui tu ti fermi nella storia, tipo quello che chiamano lo scheletro del pesce, tipo, no? Come hai fatto Prison Valley? Cioè la linea principale e poi... Ecco, e quindi noi volevamo fare tipo tutta la scena iniziale che abbiamo visto, no? Arrivi, c'è Padre Tam che spara le sue cazzate, c'è cose, eh? Poi ci fermiamo nel cimitero e lì avevamo previsto un ritratto della fiorista del cimitero, che lei pulisce la tomba. E comunque la tomba è bellissima, nel senso, è molto pulita, molto curata, molto, ci sono i fiori, tutto, no? E senza di lei la tomba non sarebbe così bella, quindi il suo ruolo è minimo. Però comunque esiste e anche per quello che Predappio è così, perché comunque ci sono queste piccole mani, diciamo, questi piccoli personaggi che fanno vivere comunque il mito. E quindi volevamo fare quello che apre il cancello della cripta Mussolini ogni mattina, ogni sera, che poi fa il meccanico per le barche, per esempio, che è un discendente della famiglia che non si sa, io non sono riuscito a risalire perché manco lui lo sa, però è un personaggio interessante, quindi volevamo fare queste piccole... E alla fine non è andato così. Cioè... E allora,
Non so se rispondo alla domanda. Sì, però. Vorrei chiedere. Ma vorrei sapere quanto è durata la post-produzione. Allora, bellissima domanda. Il montaggio è durato 5 mesi e in questi 5 mesi la post-produzione del sito in particolare è durata, facciamo più o meno 2 mesi, però in 2 o 3 volte, per la grafica, i disegni, questo era molto lungo. I disegni, cioè mettere assieme i disegni, fare la grafica tutto attorno. Poi la costruzione del sito in sé, lo sviluppatore, il programmatore, non so come lo chiamate, il programmatore, lui ci ha messo 4 giorni. Ma poi sono matti questi, cioè lui è arrivato nell'ufficio, si è messo lì a lavorare, ha messo le cuffie con la musica, rock, e non si fermava mai. Dormiva 2 ore a notte e non si fermava mai, cioè. Sì, esatto. E gli ultimi giorni tu stai qui e praticamente è fatto quasi tutto e lui fa tutto il flash, tutta la struttura, quindi tu stai qui, sei in 5 e puoi fare solo test. Quindi tu testi, dici qua non funziona, e lui, qua non funziona, eccetera. Poi anzi lui aveva una scheda, una tabella in cui noi mettevamo tutte le cose che non funzionavano. E lui se la prendeva e ogni punto sistemava la cosa. È programmato in Flash, sì. E questa ancora una volta è una scelta di produzione, perché i nostri produttori subito hanno detto che facciamo in Flash, che sarà molto fluido, molto... Io ho detto però i tablet... Così. Altre domande? Aspetta, una domandina, ma il costo è differente tra farlo in Flash e in HTML5? No, perché dal momento che tu paghi un programmatore che ci lavora, più o meno... Cioè, il costo dipende dalla complessità del sito che vuoi fare. Perché c'è lui, per fare il video interattivo, che tu nel video clicchi, vedi un altro video che si inserisce, poi riprendi automaticamente il corso del video, questo comunque era stata una cosa abbastanza difficile per lui. Però comunque tu fai un, non so come si dice, un cahier de charge, un preventivo, tipo un preventivo, però tu spieghi benissimo cosa vuoi fare. Business plan. Esatto, tipo un business plan, esatto. E lui in base a quello ti dice io ti prendo un tot. Okay. Però più che la tecnologia usata è la complessità del sito che prende in conto. Dunque, la mia domanda è, dopo di loro, la domanda invece a voi, se volevate vedere qualche altro pezzo alla fine della Duce Vita, perché io personalmente ho visto dei pezzi, ma insomma mi piacerebbe vedere altro, quindi così alla, diciamo, allora. I saluti a Cyril li facciamo alla fine, insomma. Sì, sì. No, ma facciamo una cosa, sono le 2:30, io do la parola a Daniela e Nicola che vi presentano il loro progetto. Facciamo una pausa sigaretta. Poi Bianca, perché in realtà è quello che lui vi ha spiegato, ma in Italia. Pausa sigaretta, poi ritorniamo. E quando finiscono loro ci guardiamo dei pezzi della vicinità. Capo, posso.